dai parenti, dai cugini, dagli amici e sta cadendo sta roba. Sì, esatto, non volevo dirtelo, ma let's fall da oh, let's fall da oh. Hi Falda Friends e benvenuti in questo nuovo video. Se avete visto i nostri video sapete che quest'estate siamo state in Sri Lanka per le vacanze estive e durante il nostro periodo ecco in Sri Lanka abbiamo visto e ci siamo rese conto di alcuni aspetti dello Sri Lanka che magari quando eravamo piccole non abbiamo notato, mentre adesso che siamo un pochino più cresciute abbiamo avuto l'occasione, ecco, di vedere anche questi aspetti di cui vi parleremo, ecco. In particolare abbiamo notato come noi che siamo un pochino più grandi rispetto alla nostra sorella minore ha reagito allo shock culturale che c'è andando dall'Italia allo Sri Lanka. Come sapete le due culture sono molto diverse, ovviamente non stiamo parlando delle tradizioni, delle culture del paese che ovviamente sono del paese che quindi non, io direi che non si possono neanche toccare, nel senso che fanno parte della storia di quel paese e che così devono rimanere. Sto parlando più delle usi e dei consuetudini di un paese, di come le persone di quel certo paese si comportano e come si interagiscono ecco, tra di loro, sì. Esatto. Magari noi adesso facciamo riferimento a cultura, però sappiate che non stiamo intendendo appunto quella parte di cultura, inteso religione e proprio, tradizioni, esatto, ma tradizioni. Proprio i comportamenti delle persone. Esatto, abbiamo notato come noi siamo, in qualche modo abbiamo accettato in maniera più facile queste differenze, mentre nostra sorella minore praticamente faceva fatica e quasi non voleva adattarsi, esatto. Esatto. Per lei ha fatto proprio difficoltà ad accettare perché non capiva come mai dovesse comportarsi in quel preciso modo quando in Italia ho avuto la libertà di scegliere cosa fare e come comportarsi. Ci ha fatto rendere conto che ci sono degli adolescenti, principalmente adolescenti ma non solo, che fanno fatica a adattarsi alla cultura srilanchese. Allora noi siamo partiti dal discorso che io e Tania abbiamo un approccio diverso alla cultura srilanchese rispetto alla nostra sorella più piccola, perché come posso dire, allora anche noi quando eravamo più piccole probabilmente ci siamo comportate come lei, nel senso che facevamo molta fatica, specialmente dopo aver fatto le scuole o comunque vivendo qua e adattandoci alla società italiana, e andare anche appunto per quei 2 mesi, quei 3 mesi in Sri Lanka e doverci adattare a quella cultura è una, come posso dire, ci costava, nel senso non era una cosa che facevamo in modo naturale. Sì, vedevamo la cultura, no, o meglio, partivamo dall'idea che le nostre usanze italiane fossero quelle e basta, quindi che non ci poteva essere un altro modo di fare una certa qualcosa. Quindi andando in Sri Lanka e vedendo un altro modo di fare, un altro approccio molto diverso rispetto a quello italiano, noi comunque abbiamo preso come una sfida o un nemico da sconfiggere vedendo una differenza così drastica. E allora lì ci è venuto un attimino il dubbio, qual è quindi la cosa giusta, nel senso dobbiamo andare lì e adattarci perché lì sono, cioè le regole sono così, la cultura e i costumi sono così e quindi dobbiamo, come posso dire, rispettare la cultura adattandoci in questo modo, oppure visto che per noi il fatto di, stavo parlando del vestire come un esempio comunque, o dovremmo far capire alle persone srilanchesi che effettivamente non è che ci stiamo vestendo in questo modo per provocare o certo, per far agitare o per liberare, per, come posso dire, per far vedere che la cultura italiana è meglio di quella srilanchese e stiamo attaccando col nostro modo di vestirci, ma semplicemente che è una cosa che si fa
per se stessi e per esprimere se stessi, quindi però ecco, non è una cosa semplicissima, anche perché magari tu lo fai appunto con tutte le buone intenzioni, però ai loro occhi viene percepito in modo negativo. Quindi ci siamo chiesti cos'è che questi ragazzi, o comunque anche noi quando eravamo un pochino più giovani, facciamo fatica ad accettare della cultura srilankese. La prima cosa che ci è venuta in mente è che lo Sri Lanka è un paese conservativo rispetto all'Italia, dove le tradizioni o comunque quello che veniva fatto in passato è la cosa giusta e così deve essere. Esatto. Poi un'altra cosa che è una cosa che ci fa molto ridere, però che è una cosa che succede purtroppo anche magari tra le comunità trilanchesi qua in Italia, è lo spettegolare, nel senso, adesso voi direte, ma sì, anche qua in Italia spettegoliamo e parliamo a delle persone così, tutti lo fanno. E perché andare a giudicare lo Sri Lanka solo perché? Per questo lo fanno tutti. Esatto. Però dovete sapere che in Sri Lanka è, come posso dire, questo spettacolare raggiunge dei livelli allucinanti, nel senso che la gente, specialmente signore di una certa età, no? Le signore, proprio lo fanno in maniera spudorata ed è uno spettacolare che non è tipo solamente di nascosto o comunque insomma tra la tua amica e te. Esatto, si raggiungono certi livelli, cioè non è solo magari la tua famiglia, i tuoi conoscenti, ma il gossipare, la notizia si diffonde su tutta la città dove vivi, ecco. Sì, esatto. E secondo me è una cosa molto nociva, soprattutto per la vittima di questo gossip, che secondo me, poverina o poverino, non riesce neanche ad uscire di casa che tutti sanno quella cosa, esatto. Perché poi un altro lato di questo spettacolare è che magari alcune signore più anziane si sentono di poter dire qualsiasi cosa, no? Perché l'età, le persone anziane sono, tra virgolette, trattate in un modo molto molto diverso. Loro sono, come posso dire, vengono considerate un po' le ossa della società e sono molto molto rispettate anche qua in Italia. Esatto, poi, quindi però lì hanno molto di più. Sì, esatto. Infatti quello che quindi viene detto, quello che loro dicono, spesso è l'assoluta verità, quindi nessuno può contraddirla. Esatto. Mentre infatti secondo me è proprio questo che i ragazzi fanno fatica ad accettare, perché qua in Italia si gossipa, però non so come dirlo, non va tanto a influire sulla tua vita se sei tu la protagonista, diciamo così, di questo gossip. In Sri Lanka invece secondo me va a influire tantissimo sulla tua vita e sul tuo modo di fare. Esatto, cioè nel senso che magari questi spettegolezzi partono come... Questi pettegolezzi magari partono appunto come delle cose che vengono dette insomma da una persona all'altra, ok, da una signora all'altra, sì. E poi alla fine diventano una cosa che tu puoi praticamente dire in faccia alla persona, cioè come posso dire, questo è un altro punto, nel senso che io dico commenti per esempio sull'aspetto fisico, che secondo me qua in Italia abbiamo raggiunto un livello in cui non è più accettabile fare un determinato tipo di commenti ad una persona. Esatto, questo non stiamo dicendo che in Italia non esiste, che sia tutto rosa e fiori, perché commenti body shaming lo sentiamo sempre, cioè anche qua c'è, non è una cosa che è sparita, però in Sri Lanka è molto più frequente, nel senso quasi normale, nel senso che è il problema. Esatto, cioè visto normale dire ah, lei è più in carne, lei è troppo magra, cioè è proprio, fa parte del loro modo di socializzare, forse, non so se socializzare è la parola più adatta, sono cose che magari loro non lo fanno con la malizia che noi crediamo, però vanno a ferire la persona che ascolta molto di più e poi si vede, nel senso, nel modo in cui questa persona va a reagire. Esatto, secondo me i giovani italo-sri-lankesi di adesso, diciamo, hanno l'idea che la vita è mia e
sinceramente sentire il tuo giudizio poco mi interessa. Mentre in Sri Lanka l'opinione, diciamo, delle altre persone viene tenuta in conto molto di più. I giovani di oggi stanno prendendo, in qualche modo hanno un modo di pensare molto diverso rispetto al passato, mentre in Sri Lanka il modo di pensare è rimasto sempre quello e quindi il contrasto è molto evidente. Esatto. Magari anche ragazzi che sono nati e cresciuti in Sri Lanka la pensano come noi, pur non avendo magari dei contatti importanti, ecco, con la cultura occidentale. Perché lo vedono come una cosa naturale, semplicemente perché le generazioni più giovani sono molto più forse disposte al cambiamento rispetto a quelle più vecchie, e solo che ovviamente hanno difficoltà a far sentire la loro voce perché hanno a che fare con una società che è molto molto restia ad accettare qualsiasi tipo di cambiamento, anche se ovviamente ci sono delle persone molto coraggiose che lo fanno. Soprattutto di recente magari sui social, che cercano di utilizzare questi mezzi per piano piano sciogliere, diciamo, questa mentalità congelata che fatica a cambiare, ecco. Io credo che questa difficoltà, questa fatica ad accettare la cultura srilanchese sia molto diffusa soprattutto tra le ragazze. Questo perché la cultura, comunque gli usi e le consuetudini del paese dello Sri Lanka sono molto maschilisti, e questo secondo me è sia visto in maniera molto difficile dalle ragazze che cresciute qua in Italia, dove vediamo che la donna è quasi quasi, diciamo, allo stesso livello dell'uomo. Non dico come sempre che l'Italia sia il paese perfetto, perché anche qua la disparità di genere c'è al lavoro, ma anche nella società in generale, però noi crediamo che in Sri Lanka questo sia molto più marcato. Ci sono più ragazze che appunto fanno fatica ad adattarsi alla cultura di questo paese, perché vedono che i loro coetanei, per esempio il loro stesso fratello, i loro stessi cugini, vengono trattati in modo completamente diverso. Io dico, qua in Italia il fratello e la sorella vengono trattati nello stesso identico modo, magari a casa potrebbero esserci delle lievi differenze, invece io penso appunto a questa sorella e questo fratello che vanno in Sri Lanka e vengono trattati completamente in modo diverso dai parenti, dai cugini, dagli amici, e non lo so, una sera il fratello viene invitato ad uscire con altri amici, altri cugini, e subito gli zii, le nonne, eccetera, dicono alla sorella: no, figurati tu, non ci pensare neanche ad andare. Il ragazzo, cioè, non importa, chi se ne frega se torni, se non torni, e poi quando vuoi, tanto sei un ragazzo, siamo tranquilli. Esatto, e immaginate la rabbia che sta piano piano crescendo dentro alla sorella, che poverina era abituata a uscire quando voleva, comunque uscire con chi voleva, allora che voleva, e avere tutta la libertà del mondo, e trovarsi rinchiusa, tra virgolette, in casa. Esatto. Allora, un altro aspetto che magari è tipicamente dei ragazzi biculturali, o comunque che sono nati in un paese occidentale ma le loro origini sono srilankesi in questo caso, è il fatto che specialmente nella fase adolescenziale, quando vuoi essere uguale agli altri e non vuoi sentirti diverso per nulla, magari la cultura srilankese, che ha tutte queste tendenze tra virgolette conservative e forse che ti tendono a portare indietro piuttosto che in avanti, sei un po' in mezzo a una crisi culturale, secondo me, in cui sei costretto a scegliere tra le due culture. Esatto, è come essere seduti su due sedie, no? Esatto. E quindi ovviamente tu vivi in Italia, sei cresciuto in Italia, cosa fai? È raro che vai a scegliere la cultura srilankese, dove magari non ti senti neanche così parte, dove magari non ti senti a tuo agio con i loro ideali, e quindi questo ti fa
mettere su un piano più alto la cultura italiana, in questo caso i modi di fare italiani, le libertà italiane, piuttosto che il modo di vivere dei trilanghesi. E questo magari è un qualcosa che sì, ti senti che devi scegliere la cultura migliore per te e in modo quasi automatico sei più disposto verso la cultura italiana piuttosto che quella srilanchese. Certo, secondo me un altro motivo perché i giovani biculturali, diciamo italo-srilanchesi, ma comunque ragazzi che comunque sono cresciuti in Europa con genitori srilanchesi, vedono lo Sri Lanka un passo sempre indietro rispetto ai paesi europei e quindi questi giovani dicono no, preferisco essere considerata italiana e quindi dire seguo la cultura italiana rispetto a quella srilanchese che è un pochino più indietro, un pochino più lenta a far entrare queste novità, diciamo, nella propria cultura, nella propria società. E una cosa che forse in un certo senso si collega a questa parte qua è il fatto che magari ragazzi come magari penso nostra sorella, per avere un esempio proprio vicino, è che magari si inizia con queste cose tipo che dicevamo prima, quindi i pettegolezzi, il fatto che la donna ha un ruolo minore rispetto magari a una figura maschile, sono tutte queste cose che lei vede come magari sbagliate, che fa fatica ad accettare, quindi già questo è una cosa che diciamo toglie dei punteggi, mettiamo così, allo Sri Lanka e secondo me piano piano se queste cose, se non c'è cambiamento nel paese, quello che temo è che magari si arrivi anche a non accettare tutto quello che sono le tradizioni, la parte bella dello Sri Lanka, certo. Quindi ed è secondo me un grosso peccato perché secondo me molti di quei ragazzi che cioè, sentiamo magari di nostri conoscenti che addirittura dicono no, io in Sri Lanka non ci voglio tornare, è una cosa che è un po' triste sinceramente perché secondo me sì. Anche la cultura srilanchese ha qualcosa da insegnarci sia a livello di vita, diciamo così, e proprio come interagire con le persone. Esatto, non stiamo dicendo che la cultura srilanchese deve cambiare, ma che le persone srilanchesi possano accettare anche questa visione occidentale delle cose, così che anche i giovani srilanchesi, italo srilanchesi o comunque di origine i giovani che vivono all'estero di origine srilanchese possano e abbiano la possibilità di accettare la cultura srilanchese e di non vederla come una cosa brutta, ecco, una cosa che va a sminuire la loro vita, la loro persona. Però vorrei sottolineare che noi non stiamo dicendo che la cultura srilanchese sia brutta, sbagliata, ma mentre quella italiana è la cultura che tutti devono seguire perché è la società perfetta. No, noi stiamo semplicemente dicendo che a causa di certe usi modi che ci sono in Sri Lanka, i giovani italo-srilanchesi fanno fatica ad accettare la cultura srilanchese. Esatto, fanno fatica a identificarsi nella cultura srilanchese, quindi esatto, e quindi non è che perché anche la cultura italiana ha i suoi difetti come quella srilanchese. Magari lo Sri Lanka tra pochi anni, dove nella società ci saranno i giovani di oggi che magari da subito, da quando magari hanno iniziato la scuola, si sono confrontati grazie ai social, hanno potuto confrontare il mondo occidentale con quello srilanchese tramite i social, magari hanno capito, vedono queste differenze e dicono vabbè, questa è una cosa bella dei paesi occidentali, perché non portarla piano piano anche nello Sri Lanka? E secondo me se i giovani piano piano iniziano ad avere questa mentalità di integrare un po' di cultura occidentale anche nello Sri Lanka, secondo me tra un paio di anni o più si arriverà a raggiungere questo livello di cultura srilanchese
di cui stiamo parlando adesso, qui dove le persone italo-srilanchesi potranno facilmente accettare e saranno ben propense ad accogliere e a conoscere questa cultura. Siamo arrivati alla fine di questo video, speriamo che vi sia piaciuto e niente, fateci sapere se vi può interessare come tematica, che cerchiamo di preparare altro, ecco. E grazie ancora e soprattutto non dimenticate di seguirci su Instagram e su Facebook. Grazie! Bye, Father Friend!